Ma è sicuramente speciale, no? È la casa del team, è la casa di Levenhour Racing, per noi è una tappa importantissima sia dal punto di vista mentale, dopo aver vinto la import in Itajaí sicuramente avevamo una buona carica mentale, ma una tappa difficilissima, ma Lizia non ha mollato un attimo dall'inizio alla fine e alla fine siamo arrivati a meno di 10 miglia di differenza, dopo più di 5.500 miglia, quindi tappa difficile, però è sempre un'emozione per me, soprattutto vivo negli Stati Uniti, la mia famiglia è americana, quindi arrivare negli States è sempre un'emozione forte. Sicuramente la tappa non è stata una delle più lunghe, ma molto molto intensa, sia dalla partenza fino alla fine. Abbiamo avuto tantissime transizioni meteo, da un fronte molto forte nella corrente del Golfo e fino ad avere zero vento proprio qua davanti a Newport, aspettare la brezza nuova che entrasse. E sicuramente abbiamo cercato di massimizzare le performance della nostra barca nelle condizioni favorevoli, e Malizia ha fatto lo stesso nelle condizioni favorevoli per loro, però alla fine l'abbiamo scampata bella perché era avanti e indietro tra chi era davanti, quindi è stata una bella tappa. Ma sicuramente quando ho lasciato casa per andare in Brasile e iniziare la tappa ero motivata a dare il massimo. Spesso dichiarare che uno riesca a vincere o no è una dichiarazione abbastanza forte, ma per come lo short team ha lavorato, per come tutto il team aveva la motivazione, era l'unica cosa che potevamo fare. E ci sono stati momenti sicuramente di sconforto durante la tappa quando stavamo perdendo contro Malizia, ma nessuno ha perso la calma e abbiamo continuato a spingere fino alla fine. Alla fine ci è andata bene e penso che il team abbia fatto un lavoro fantastico. La prima cosa è sicuramente un bel panino con il lobster, che qua a Newport è abbastanza famoso, e poi una doccia che dopo 17 giorni serve, e tanto tempo con la famiglia e tempo con il team, bisogna rimettere la barca in condizioni perfette per la prossima tappa.